i giornali e leggo francamente una ricostruzione che mi ha molto sorpreso. Addirittura qualcuno ha sintetizzato che io parlassi a nuora perché intendesse suocera o viceversa, e addirittura si è descritta una contrapposizione tra me e Luigi Di Maio, una carenza addirittura informativa. È una lettura, una ricostruzione che non condivido affatto, ma perché non corrisponde alla realtà. Io con Luigi Di Maio mi sento abitualmente, quotidianamente. Abbiamo fatto poi sul MES in particolare, ma lo sapete, è notizia pubblica, una riunione, un vertice di governo. Nell'arco di 3 ore ci siamo confrontati sui vari aspetti, abbiamo anche emesso un comunicato congiunto. E vedrete tra l'altro che il comunicato congiunto era recepito anche nella mia esposizione, perché le considerazioni finali ieri richiamavano il passaggio di domani del ministro Gualtieri all'Eurogruppo e il mio passaggio l'11 dicembre davanti al Parlamento per raccogliere ovviamente quelle che saranno le premure, le indicazioni, gli indirizzi del Parlamento. Quindi su questo non c'è nessuna divisione per quanto riguarda le modalità con cui muoversi all'interno di questo percorso. Se poi mi parlate che ci sono delle differenti sensibilità tra le forze di maggioranza o all'interno di una forza di maggioranza su questo tema, vi dico, ma se prendessimo 10 economisti a parlare di MES ci tirerebbero fuori 10 valutazioni diverse. Sarà un rinvio secondo lei? Guardi, la logica di pacchetto impone di procedere ovviamente dosando e valutando complessivamente tutte le componenti di questa complessa riforma. Ci confronteremo e sicuramente, come ho avuto mandato anche dal Parlamento, dobbiamo avere chiarezza su tutte le componenti di questo progetto di riforma. Quindi ci siederemo a un tavolo e lavoreremo già da domani per avere queste garanzie che la logica di pacchetto prosegua. C'è il tempo per rilavorare con Bruxelles, con gli altri membri dell'Unione Europea, o c'è il rischio di battere i pugni e dire noi non lo ratifichiamo? Siamo un po' stretti. La prima volta che ho partecipato a un Consiglio Europeo siamo stati tutta la notte perché l'Italia ha ritenuto che la sintesi, la mediazione raggiunta in materia di immigrazione non fosse sufficiente. Non ho battuto i pugni, come non ho battuto i pugni quando ho portato fuori l'Italia da un procedimento di infrazione già segnato per 2 volte. Io non batto i pugni, io uso argomentazioni, sono determinato a tutelare l'interesse dell'Italia e così farò sempre. Grazie.